Bentrovati nella finestra di Aria Pulita dedicata all'economia, all'atteso incontro con il professor Marco Nicolai. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di lasciarla ai suoi approfondimenti quotidiani e a quelle che sono le domande dei cittadini, ricordo uno per chiamarci in diretta, lo 0245 70 23 12, le chiediamo un commento per quanto riguarda questo spread, perché è tornato a schizzare all'insù e a condizionare inevitabilmente quello che è lo scenario anche politico italiano e le decisioni future. Ma sicuramente questo aspetto è da tenere sotto controllo. Consideriamo che 20 basis point valgono qualche centinaio di milioni di euro subito nel giro di una giornata. Era stato stimato che 100 basis point potevano far risparmiare 17 miliardi di euro in un triennio. Considerate che tutta la discussione, che è totalmente concentrata sull'abbattimento dell'IMU, vale molto meno di questo risparmio fiscale. Di questo risparmio in termini di conti interessi, per cui è chiaro che se torniamo sull'altalena del settembre, diciamo ottobre-novembre 2011, quando se vi ricordate si parlava di far sottoscrivere dei bot agli italiani, rischiamo di assorbire tutta quella che è la nostra possibilità di investire risorse nella ripresa invece in interessi finanziari. Di cosa ci parla oggi, professore? Ma la campagna elettorale diventa sempre più concentrata sui temi del fisco e il cavallo di battaglia nel fatto di specie è sull'IMU. Già a gennaio il premier uscente Monti aveva cominciato a ipotizzare una revisione dell'IMU. Bersani lo ha seguito ipotizzando delle franchigie, quindi degli sconti per le quote dell'IMU più basse sui 400-500 euro. Ricordo che era 278 euro l'IMU media e abbiamo avuto l'annuncio ieri della proposta dell'onorevole Berlusconi di non soltanto abbattere l'IMU sulla prima casa, ma anche di restituire quella che nel 2012 è stata versata dai contribuenti italiani. In contanti. Di restituire in contanti anche con gli interessi e di restituirlo presso semplicemente andando alla Cassa Depositi e Prestiti o alle Poste Italiane. Ma diciamo che perché c'è questa concentrazione da parte di tutti sostanzialmente sull'imposta sull'IMU? Ma semplicemente per un numero. Io vi ho fatto un'infografica, che è la prima, che dimostra come gli italiani sostanzialmente, il 79% delle famiglie italiane vive in un'abitazione di proprietà. Stiamo parlando di decine di milioni, 20 milioni circa di famiglie che sono interessate a questo tema. Quindi, voglio dire, sono i numeri di una campagna elettorale dove si concentra l'attenzione di tutti. Scusi, professore, la interrompo perché sono numeri importanti e soprattutto so che sono tante le persone in attesa per poter parlare con lei e immagino molte sul tema dell'IMU. Pronto, buongiorno. Simona, sono Vincenzo. Buongiorno, saluti Vincenzo. Professore. Buongiorno. Io più che fare domanda, Simone, oggi faccio una riflessione che merita di essere fatta. L'anno scorso a fatica io facevo domande al professore, no? Una fatica perché fare domande, uno che non è andato all'università non sa manco come imporre quelle domande. Dicevo sempre, se alla gente non rimangono soldi, non si produce e non si vende, no? Praticamente si perdono posti di lavoro. Il professore mi faceva vedere delle tabelle che non bisognava tassare, bisognava tagliare gli sprechi. Mi faceva vedere quelle belle tabelle della provincia, bisognava tagliare altre tabelle, no? Oggi io con tanta amarezza sento che tutti si accorgono di quello che il professore diceva l'anno scorso, alle mie domande, diciamo, no? Ho visto a dicembre che non so usare il computer, però tutto quello che abbiamo detto qualcuno l'ha messo nel computer, no? Quindi questa riflessione è amara, le finestre sono belle, ma forse onestamente preferivo restare ignorante e non sapere tante cose. Perché se un professore viene e ci fa vedere tabelle, spiega tutto, no? E io sono convinto di una cosa, la mia idea è questa, ma era in riflessione. Il governo è caduto nel momento in cui dovevano tagliare le province. Quella tabella l'ha fatta vedere tante volte il professore. Onestamente sentire i politici non mi va più. E ti ripeto, avrei preferito restare ignorante, perché forse da ignorante si vive meglio. Invece quando c'è una persona che ti spiega le cose e dopo sente della gente di là che ti racconta un sacco di balle, scusa la parola, cioè provo tanta amarezza perché quelle tasse hanno portato la gente alla fame.
Infatti da qui ripartiamo con i ragionamenti, Vincenzo, del professore, perché insomma nel pieno della campagna elettorale si va proprio a colpire la pancia della gente, laddove ci sono quei dati, che c'è queste preziosissime tabelle, perché io veramente mi auguro che anche attraverso il professore si riesca a rendere le persone sempre più consapevoli del sistema nel quale dove viviamo, che inevitabilmente provoca dei malumori, però è opportuno che sia nei confronti dei cittadini sempre più trasparenza. Ma difatti questa trasparenza evidenzia che abbiamo decine di milioni di contribuenti interessati alle sorti dell'IMU ed è chiaro che quindi si concentri l'attenzione della proposta politica. Del resto in Italia abbiamo una tradizione di proprietà della prima casa che è seconda soltanto alla Spagna in Europa ed è molto distante da quella che è la situazione della Svezia, della stessa Germania. La Germania è poco sopra la metà di titolarità di prima casa rispetto a noi, rispetto agli italiani. E quindi questo grande patrimonio degli italiani che è la prima casa diventa attenzione politica. Considerate che peraltro è un patrimonio che è rimasto in parte inevaso nella sua crescita, perché almeno un milione di nuovi cittadini avrebbero desiderato poter acquistare nel 2012, 907.000 per esattezza, un'abitazione. E di questi 907.000 soltanto il 57% è riuscito a poter soddisfare questo desiderio. Però questo evidenzia anche un altro dato drammatico che porta l'attenzione non soltanto sui cittadini ma anche sulle imprese, che è il calo delle compravendite delle abitazioni residenziali. Se voi guardate la seconda infografica che vi ho presentato, dove si vede evidentemente in questo grafico, abbiamo un picco di 869.000 abitazioni nel 2006 e di 466.000 nel 2012. Sostanzialmente il numero di abitazioni si è ridotto di circa un terzo tra il 2007 e il 2011, di ben il 23,9-24% soltanto nell'ambito dei primi 9 mesi del 2012. Il 2012 è stato un crollo, il che vuol dire che un crollo di questo mercato vuol dire che le imprese sono in ginocchio. Le imprese immobiliari oggi registrano il 25% in crescita dei fallimenti, stiamo parlando di 2216 nel 2009 e sono 2776 nel 2011, più 25%. Quindi c'è molta aspettativa anche da tutto il sistema delle imprese e di questo settore più che rappresentativo rispetto al tema della defiscalizzazione della casa. Ed è chiaro quindi che da una parte un universo più che rappresentativo di cittadini che è interessato all'IMU, dall'altra il sistema delle imprese che spera in una possibilità di ripresa creano una maggiore attenzione su quella che è ormai il confronto politico in campagna elettorale. Pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Dovete abbassarmi il volume del televisore, grazie. Sono Amelio da Vitigulfo. Buongiorno, Amelio. Amelio, è semplice, semplice. Simona, basta abbassare, buongiorno, questo volume, grazie. Ascolti, Simona, io dal 2000... Amelio, mi abbassi per cortesia il volume del televisore? Se no non riusciamo a sentirti, davvero? Sì. Grazie. Sì, l'ho abbassato. Sì. Prego, Amelio. Ascolti, Simona, nel 2010 mi hanno dato l'indennità di accompagnamento. Mi hanno dato l'indennità di accompagnamento. Alla visita successiva mi hanno detto che io le cose quotidiane le potevo fare con difficoltà, ma le potevo fare, e mi hanno tolto le prestazioni. E va bene. 2011 non ho preso un centesimo. 2012 rifaccio la domanda, me l'accettano. Previsione a gennaio. Dal primo di gennaio sino all'ultimo continuavo a telefonare per questa revisione perché avevo paura che me la tagliasse. Mi hanno chiamato al 29 di gennaio, ma non ha portato niente. È magrivio, ma vi ho portato un casino di documenti. Ascolta, Amelio, ti fermo perché questo è uno spazio prettamente economico, però lasciami il tuo numero di telefono, così parliamo con Zani per quanto riguarda l'aspetto previdenziale e ti faccio mettere in contatto. Va bene, Amelio, ti passo la nostra regia che prontamente
prende il tuo numero di telefono. Intanto ti ringrazio per averci chiamato, lo spazio però non è quello opportuno. Anche se si può sposare con i ragionamenti che più volte abbiamo fatto con il professor Nicolai, perché quante volte abbiamo parlato di questa burocrazia che soffoca i cittadini italiani e che causa anche dei danni in termini erariali notevoli? Assolutamente sì, direi che il collegamento dell'intervento del telespettatore che riguarda sostanzialmente il welfare di cui abbiamo parlato spesso, alla fine entra in gioco perché una deduzione d'imposta che vale soltanto per l'esercizio in corso 8,6 miliardi di euro tra restituzione del 2012 e lo sgravio sulla prima casa del 2013 vale sicuramente una manovra importante sulla parte del welfare, tant'è che i comuni a fronte delle dichiarazioni dell'abolizione dell'IMU si sono ricordati quando fu abolita l'ICI e ancora vantano un ammanco di quasi 470 milioni di euro, perché allora le stime del governo erano diverse rispetto a quello che fu poi il mancato introito dei comuni e questa differenza di fatto fu fatta pesare su quelle che erano i bilanci comunali. E questo a maggior ragione è tornato ad esprimersi in quell'anno con un aumento della TARSU, cioè la tassa sui rifiuti, abbiamo parlato la volta scorsa dell'ipotesi di aumento della TARES che è un dato di fatto, quindi sostanzialmente ciò che esce dalla porta rientra dalla finestra, quindi bisogna stare attento e calibrare bene queste misure fiscali e soprattutto valutare complessivamente come impattano sulle tasche dei cittadini. Io ringrazio il professor Nicolai per essere stato con noi oggi nella finestra di Aria Pulita, ci diamo appuntamento per le ore 12 con la vostra Aria Pulita e il professore lo ritroviamo tra due martedì. Grazie a tutti. A dopo.